Le buche, per fortuna, sono un ricordo. È il commento dei residenti di Crenna, che nei mesi scorsi avevano lamentato lo stato di salute del marciapiede che porta al cimitero del rione di Gallarate e che nei giorni scorsi, dopo i lavori realizzati a tempo di record da comune, hanno testato il risultato, con un esito più che soddisfacente. Molti residenti, nei mesi scorsi, avevano puntato la lente di ingrandimento sulle condizioni del marciapiede di via Don Piloni. Un percorso a ostacoli tra buche, crepe e auto parcheggiate, che, soprattutto per gli anziani o per chi passava in quel punto con una carrozzina, era all'insegna dei pericoli. Il tracciato pedonale, che, come ammette l'assessore ai lavori pubblici Sandro Rec, era usato anche come parcheggio a discapito di chi doveva andare al cimitero, soprattutto nell'ultimo tratto, era ormai vetusto. Insomma, una terra di nessuno, in cui l'esponente della giunta di centrodestra ha deciso di intervenire. Abbiamo creato 500 metri quadrati di asfalto che, sottolinea Rec, sono a tutti gli effetti la nuova ciclopedonale per arrivare al camposanto della frazione. Inoltre, per evitare che il nuovo tracciato torni a essere un parcheggio abusivo, sono stati posizionati degli archetti dissuasori, il tutto salvaguardando gli accessi delle attività presenti.